Il 7 novembre scorso è stata celebrata la traslazione delle spoglie dell'onorevole professor Giuseppe Codacci Pisanelli, uno dei padri costituenti, nel cimitero di Tricase, la sua città, per mantenere vivo il ricordo di quest'uomo illustre del Salento, uomo profondamente impegnato nella politica e nella cultura. La diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, ha sentito il bisogno di fare la memoria di questo protagonista della carità culturale e politica. E così, il 2 luglio scorso, si è tenuto un convegno di studi ad Alessano per ricordare questo uomo del sud, dal titolo Giuseppe Codacci Pisanelli, laico cristiano impegnato in politica e nella cultura. Ecco le testimonianze di Monsignor Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, e Biancaneve Codacci Pisanelli, figlia di Giuseppe. Vogliamo ripresentare questa figura che ha avuto un'incidenza tutta particolare sia in questo territorio salentino sia anche a livello nazionale. Come molti di voi ricorderanno, Giuseppe Codacci Pisanelli è stato membro della Costituente ed è stato per lunghi anni nel Partito della Democrazia Cristiana, ricoprendo diversi incarichi anche a livello ministeriale, dimostrando una grande cultura, una cultura giuridica e nello stesso tempo una grande capacità politica. Accanto a questo, a questa sua espressione, diciamo, pubblica, c'è anche la figura di Pisanelli per quello che riguarda la cultura e l'elevazione del territorio salentino. Bisogna a questo proposito ricordare che è stato lui uno dei promotori del sorgere dell'Università del Salento. Ma tutto questo però è generato da una grande spiritualità, da una fede profonda, mai bigotta, ma sempre però che ha innervato tutta la sua vita, sia quella politica, sia quella culturale e soprattutto anche quella familiare. Ecco, il nostro intento è quello di ripresentare questa figura e riproporla all'attenzione dei politici del nostro tempo perché la sentono come un esempio da seguire anche nel tempo presente. È molto commovente partecipare a questa riunione, a questo convegno dedicato alla conoscenza della spiritualità di mio padre. E il riconoscimento che lui può avere per quello che ha fatto è già stato detto più volte. Per lui non era importante un riconoscimento personale, per lui era importante ottenere, raggiungere l'obiettivo, che è stato raggiunto con l'Università di Lecce, è stato raggiunto portando il nome del Salento in giro per il mondo, dove ha rappresentato il Salento quando è andato a parlare con Kennedy o con Khrushchev. Quello che non era stato mai sottolineato è che tutto ciò che lui faceva era sempre comandato da questo suo entusiasmo spirituale, da questa sua, desiderio, da questo suo desiderio di ottenere quella che è la serenità che ti dà soltanto la certezza di comportarti correttamente. Questa spiritualità lo ha guidato e sostenuto nella vita e è questa l'eredità più grande che lui ci ha dato.